Ben trovati a questo nuovo appuntamento con articolo 21, noi ci troviamo a Ponte Buggianese, una zona centrale del paese via Matteotti, conosciuta anche come La Ruga. Siamo in compagnia di Nadia Lupori, si presenta per lo schieramento di centrodestra, centrodestra per Ponte Buggianese, sostenuta dalle liste, sostenuta da Fratelli d'Italia, Lega, Fratelli Forza Italia, Unione di Centro e noi Moderati. Nadia Lupori che tra l'altro è anche portavoce del Circolo di Ponte Bugianese di Fratelli d'Italia. Come detto ci troviamo nel centro del paese, in zona commerciale, purtroppo ci sono come vediamo tanti negozi, tante serrande che sono abbassate. E' questa un po' la vostra priorità, far tornare ad aprire queste serrande. Sì, eh, buongiorno a tutti. Eh, purtroppo la ruga... Eh, nel, negli ultimi decenni eh, ha visto drasticamente ridursi il numero delle attività eh, commerciali presenti una volta era il cuore pulsante del paese eh, con tutte appunto le attività commerciali di, di ogni genere progressivamente purtroppo si è assistita quasi a una desertificazione eh, appunto in, in ambito commerciale per questo a mio avviso è necessario concentrare tutte le nostre energie per dare un impulso nuovamente appunto all'attività imprenditoriale. In che modo? Eh, semplicemente eh, mettendo in atto quello che è stato messo in atto da amministrazioni eh, diciamo, di comuni eh, vicino a noi. Cito ad esempio Chiesina Ozzanese. E come, come si può fare questa cosa? Si può fare diciamo, andando a eh, detassare. Diciamo almeno per due o tre anni eh, le nuove attività eh, che verranno a insediarsi qua da noi. Sugli incentivi è una domanda precisa che le farò dopo. Eh, anzi, gliela faccio subito, l'idea per incentivare le attività commerciali quali sono precisamente? Cioè che cosa serve per far convincere, per convincere i commercianti a tornare? a Ponte Buggianese nel centro di Ponte Buggianese? A nostro avviso è necessario andare a ehm, prevedere diciamo, degli sgravi fiscali per due o tre anni per le attività di nuovo insediamento, andare diciamo, ad intervenire con eh, eh, altre misure quali rimborsi eh, di tasse pagate, ovviamente il tutto eh, previa verifica delle eh, diciamo necessità di bilancio e delle risorse disponibili, perché chiaramente noi non, eh, non avendo gestito il bilancio prima eh, dobbiamo verificare esattamente le condizioni diciamo, in cui versa il bilancio, ma non, non, non c'è soltanto diciamo, la necessità di intervenire a livello di tassazione. Eh, a mio avviso c'è la necessità di andare a effettuare attività di promozione. Come? Andando diciamo, a eh, mettere in campo eh, mercatini dell'antiquariato ad esempio, oppure eh, attività diciamo, mercatini mirati eh, in ambito del collezionismo, in modo da andare a attrarre diciamo, cittadini residenti anche in comuni eh, limitrofi e non solo. Proprio per rendere nuovamente Ponte Bugianese appetibile agli occhi di potenziali investitori. E le riporto una domanda che ci ha fatto il nostro telespettatore, tra l'altro in occasione anche di una sua apparizione nel nostro programma. La tariffa della Tari dice che eh, la tassa sui rifiuti è molto cara, dice un po' troppo cara per la raccolta differenziata porta a porta. Che cosa si sente di rispondere al nostro telespettatore in virtù del fatto che dal momento in cui diventerà? Se diventerà sindaco potrebbe mettere mano diciamo, a questo problema? Allora, eh, mi sento di rispondere molto tranquillamente eh, che eh, purtroppo la, la, pre, la presente amministrazione eh, per quattro anni ha votato a favore del piano economico-finanziario eh, di Ato Toscana Centro e di Alia Servizi Ambientali S.P.A., che è appunto il gestore che si occupa della raccolta eh, dei rifiuti. E ehm, nonostante questo, nonostante i nostri consiglieri a più riprese abbiano appunto chiesto come mai avevano appunto dato voto favorevole e la risposta era che, che non era quella la sede diciamo, opportuna per parlare di, quella, di quegli aspetti. Soltanto l'ultimo anno eh, hanno votato eh, negativamente, non si sa perché, forse appunto perché ci stavamo avvicinando all'appuntamento delle elezioni amministrative. Ovviamente parla, eh, chiariamo che purtroppo i comuni non hanno diciamo, potere di intervento per quanto riguarda eh, quello che è eh, diciamo, il, quelle che sono le decisioni a livello appunto di Ato Toscana Centro perché appunto eh, esiste una concessione eh, ventennale eh, in, in, diciamo, riguardo alla materia raccolta rifiuti e i comuni non possono intervenire purtroppo singolarmente non possono intervenire su questo tema ma eh, possiamo fare la differenza in che modo? Andando a votare ovviamente eh, diciamo, negativamente contro diciamo, aumenti ingiustificati della, delle tariffe appunto, dei rifiuti, del, del, dei piani economici e finanziari presentati senza criteri. Lei parla di Comune aperto ai cittadini, un programma cita proprio questa frase, che cosa intende? Allora, Comune aperto ai cittadini perché? Perché diciamo, è giusto che il Comune non, sia, eh, non ci sia distanza fra appunto, il palazzo e i cittadini. Chi è dentro la stanza dei bottoni risponde ai cittadini, deve essere la voce dei cittadini. Di conseguenza noi dobbiamo venire incontro a tutte le loro esigenze. Ad esempio uno degli aspetti potrebbe essere quello eventualmente di andare a rimodulare gli orari in cui il comune e, appunto, gli uffici eh, comunali sono aperti al pubblico. Quello ovviamente valutando eh, tutte le, diciamo, eh, le varie implicazioni. Quindi maggiore disponibilità da parte del, degli amministratori alle necessità del cittadino, cioè a, a spiegare le necessità del cittadino. Certo. Sul fronte della sicurezza e sul territorio comunale sono già presenti diverse telecamere di videosorveglianza, lei cosa propone sul fronte sicurezza? Aumentare le telecamere, aumentare i controlli da parte del delle forze dell'ordine ovviamente lei può agire sulla polizia municipale sui carabinieri e sulla polizia può, può eventualmente chiedere la disponibilità certo. quale ecco, come agirà allora ehm, sì eh, diciamo sul territorio a quanto pare sono già state installate alcune eh, telecamere è sotto gli occhi di tutti che eh, diciamo i, gli episodi che eh, frequentemente accadono episodi di furti e di altri disagi ai cittadini, eh, attestano che eh, le telecamere installate eh, diciamo sono eh, insufficienti o perlomeno comunque sono, sono inefficaci. Quindi a mio avviso è necessario andare a incrementare il numero delle, te delle telecamere installate sul territorio. Nei vari, in tutti i punti, non soltanto nelle, nelle zone centrali, ovunque, perché il comune non è fatto soltanto dal centro, il comune è fatto anche dalle frazioni e soprattutto dalle frazioni. Un'altra cosa su cui si può intervenire ovviamente è ehm, appunto il potenziamento del corpo della Polizia Municipale, che attualmente consta di 4-5 unità e che appunto dovendo occuparsi eh, almeno di altri 4 comuni, se non vado errata, eh, non possono appunto, attualmente eh, coprire diciamo, in modo capillare tutti i punti del territorio. In questo modo appunto, purtroppo eh, si dà adito a chi delinque di compiere purtroppo le loro gesta e la cittadinanza non si sente sicura. Questo non è tollerabile. Noi vogliamo che appunto, i cittadini di Ponte Bugianese si sentano protetti, si sentano sicuri e di conseguenza metteremo in campo tutte le misure necessarie in tal senso. Lei propone il baratto amministrativo, in che modo può essere uno strumento per abbattere la povertà? Il cittadino, in questo caso, per sanare la posizione eh, debitoria nei confronti dell'amministrazione comunale, svolge dei servizi. Ecco, in che modo può andare incontro al cittadino? Allora sì, a mio avviso può essere appunto utile eh, nel caso in cui cittadini con eh, posizioni debitorie nei confronti dell'amministrazione locale si trovino appunto in difficoltà. E abbiano diciamo, alcune competenze che poi sono, si tratta di competenze comunque non complesse. Eh, ad esempio, po potrebbero occuparsi benissimo della, della pulizia, della spazza dello spazzamento della ruga, proprio del, del luogo in cui ci troviamo perché, la ad esempio, la macchina spazzatrice che, è messa, eh, che attualmente diciamo, eh, esercita tramite alia Servizi Ambientali SPA. Passa unicamente nel centro della strada, ma non, non copre capillarmente tutta la, 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 diciamo la sede stradale. Spesso purtroppo assistiamo veramente a, a, insomma, a uno stato di degrado mh, molto, molto eh, raccapricciante. Questo potrebbe essere uno dei modi, ma un altro modo potrebbe essere anche la cura del verde pubblico, ad esempio. Ci sono punti in cui purtroppo spesso l'erba raggiunge dei livelli veramente eh, preoccupanti, insomma, con la possibilità anche da parte eh, di animali insomma, nocivi di eh, dimorare diciamo, eh, di e, e poi magari insomma, avere diciamo, le, purtroppo ripercussioni. Che può richiederlo eventualmente il baratto amministrativo? Allora ovviamente ehm, come ho detto diciamo, anche in precedenza, eh, in occasione di un'altra domanda, ovviamente diciamo eh, una volta che saremo al governo la prima cosa dovrà essere da parte nostra sarà quella di ehm, analizzare con la massima attenzione le condizioni in cui versa il bilancio, perché ovviamente intanto dobbiamo vedere le risorse disponibili, dobbiamo vedere gli spazi diciamo, di manovra e poi niente, abbiamo diciamo, diverse idee fra cui insomma... Eh, porre diciamo, determinati eh, valori, livelli ISEE, ad esempio. Quello potrebbe essere uno, un, diciamo, uno dei punti diciamo, da eh, tenere in considerazione per andare a eh, introdurre eh, questo tipo di provvedimento. Lei parla della creazione di un centro ricreativo per gli anziani. Dove ha previsto di realizzarlo? Allora, il, eh, sì, il, diciamo, la realizzazione di un centro per anziani. È una delle nostre priorità perché ehm, a nostro avviso appunto, eh, la, la fascia della terza età è una fascia che deve essere valorizzata al massimo in quanto è depositaria della saggezza e eh, può davvero eh, costituire un tesoro prezioso per le, per le nuove generazioni, per i bambini che spesso appunto, si trovano isolati e eh, non, hanno, non possono appunto contare sull'educazione, sulla trasmissione di principi e di valori come invece ad esempio, insomma, avveniva eh, generazioni passate. E, allora, noi abbiamo diverse idee a riguardo, una di queste riguarda anche, eh, scusate il giro di parole, una di queste ha per oggetto, ad esempio, la dogana del Capannone, perché eh, si tratta di una struttura, diciamo, che è costata ai cittadini di Ponte Bugianese veramente, veramente tante risorse, troppe, Finora purtroppo il ritorno è stato molto modesto, molto limitato e di conseguenza eh, noi pensiamo eh, che fra le varie misure diciamo, di implementazione della circa la, la, la sua utilizzazione una potrebbe essere proprio quella di andare a eh, eh, utilizzare questa struttura almeno come centro estivo per gli anziani. La dogana del Capannone è eh, la porta diciamo, per eh, entrare nel Padulo di Fucecchio, il padulo di Fucecchio che è una risorsa ma in questo momento in, in alcune situazioni è anche un problema. Eh, come intende valorizzarlo? Perché sia dal punto di vista turistico, naturalistico eh, sia dal punto di vista anche economico. Sì, ehm, il Padulo di Fucecchio che appunto una delle aree umide eh, più importanti d'Europa e diciamo la, la più grande area, interna, area umida interna d'Italia a nostro avviso necessita della massima tutela e della massima valorizzazione. Eh, questo diciamo sia per quanto riguarda appunto la salvaguardia della flora e della fauna che vi risiedono sia appunto eh, in ambito come giustamente ha anticipato lei nella domanda, sia in ambito turistico, perché appunto eh, si tratta di una attrattiva naturale che diciamo consente di andare a mettere in campo attività eh, di, eh, svariate, di svariate appunto eh, tipologie. Si pensa appunto ai percorsi naturalistici, si pensa diciamo. Eh, alle pratiche diciamo, eh, di discipline olistiche quali la meditazione, quali lo yoga, quali la fitoalimurgia. Eh, diciamo, ci sono veramente, veramente tantissime idee al riguardo, tantissime che, che cose che possono essere appunto messe, a, in, messe in campo. Eh, finora purtroppo eh, i frequenti eh, casi di abbandoni di rifiuti attestano che non c'è stata, diciamo, un'incentivazione adeguata della risorsa in questione. Noi, una volta che saremo al governo, intendiamo eh, istituire un organo che si occupi di promozione a tempo pieno, perché Ponte Bugianese deve tornare ad essere eh, conosciuta non soltanto in Valdignevole, ma universalmente. Senta, a proposito di turismo, in questo caso sportivo, il ciclodromo è una struttura che attualmente è anche poco utilizzata. Eh, lei nel suo programma scrive che lo vorrà eh, rivalorizzare anche con l'aiuto di una campionessa del mondo come Dita Pučinskaj, che è campionista di ciclismo. Ecco, eh, quali saranno le iniziative volte proprio a, a valorizzare e a sfruttare meglio questa, questa struttura importante del comune? Allora, il ciclodromo purtroppo ha eh, diciamo, implicato l'utilizzo di risorse veramente, veramente importanti e eh, sì, purtroppo ad oggi diciamo, la sua utilizzazione è, risulta veramente limitata. Questo non è giusto perché le risorse pubbliche devono essere spese con dei ritorni. I cittadini, appunto, eh, non è giusto appunto, utilizzare le risorse dei cittadini senza un ritorno. e Pertanto eh, anche questa rappresenta... Una delle nostre priorità. Eh, io sono appunto già in contatto sì, con Edita Puciskaite, con la pluricampionessa mondiale di ciclismo, eh, la quale si è resa disponibile appunto a eh, parlare di una eventuale delega. Eh, per eh, attività diciamo, sportive e di, eh, iniziative di solidarietà da svolgersi in riferimento appunto, ad attività eh, che possono essere eh, messe, attuate eh, presso l'impianto eh, sportivo in questione. Eh, ma non solo, eh, diciamo, a nostro avviso un altro aspetto diciamo, eh, sul quale è eh, necessario intervenire. È quello appunto del massimo coinvolgimento di tutte le associazioni sportive eh, di questa eh, disciplina. Perché, ad esempio, ehm, in occasione di eh, gare, insomma, di eh, manifestazioni, il ciclodromo potrebbe costituire il punto appunto, di arrivo del, delle manifestazioni in questione. Insomma, si tratta di un impianto che eh, eh, diciamo, eh, la cui realizzazione ha implicato veramente un dispendio di risorse e a nostro avviso non c'è più tempo da perdere. Dobbiamo attivarci quanto prima perché ci sia un ritorno il più velocemente possibile. Siamo all'ultimo minuto, come ha già sperimentato in studio, in questo caso può rivolgere un appello ai suoi lettori. Sì. Allora, io invito tutti i cittadini di Ponte Bugianese a venire ai nostri incontri pubblici che eh, stiamo organizzando presso diciamo, bar disseminati sul territorio e non solo, anche diciamo, a venire a trovarci eh, presso la nostra sede che si trova appunto qui in via Matteotti numero 7 accanto al giornalaio e anche ai nostri diciamo, banchetti che eh, diciamo, eh, spesso eh, effettuiamo il venerdì mattina e la domenica mattina in tarda mattinata in modo da poter venire a conoscere quello che è il nostro programma, eh, che è un programma lungimirante ed è un programma rivolto indistintamente a tutti, con il quale noi ci prefiggiamo di ammodernare Ponte Buggianese nel rispetto delle tradizioni pontigiane. Grazie a tutti. Grazie a Nadia Lupori, ci fermiamo qua. Nadia Lupori, candidata per il centro-destra per Ponte Buggianese, sostenuta da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Unione di Centro, noi moderati. Grazie.